quando diciamo Livia mi ha chiesto di capire come organizzare questa tematica, mi sono innanzitutto ho pensato subito a Andrea, che adesso io vado a presentare, però mi sono anche chiesto appunto come parlarne, perché è un argomento molto 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 vasto, e in cui si, diciamo, finora si è perso anche molto tempo nella diatriba quasi etica, no? Su come porsi rispetto all'utilizzo delle AI, o a quanto, no, le AI ci ruberà il lavoro, dove finisce la creatività umana. Ecco, sappiate che di questo argomento qui non parleremo, nel senso che, ma non perché non ce lo siamo posto, ce lo siamo posto, siamo entrambi, mi viene a dire, abbastanza umanisti come formazione, ce lo siamo posto, ma devo dire l'abbiamo in qualche modo già impacchettato e superato. Nella pratica quotidiana. Quindi da qui intanto vi presento Andrea che lavora nella stessa agenzia in cui lavoro io, siamo colleghi da molto tempo. In questo da un po' di tempo, oltre a essere il nostro Head of Creative Strategy, è diventato anche Head of AI, proprio perché questa è una testimonianza del fatto che l'intelligenza artificiale per chi lavora, ad esempio, nel campo della comunicazione, non è il futuro, è già una realtà molto quotidiana e c'è una transizione che sta già avvenendo. Quindi lui è Andrea Ciu, Head of AI e Creative Strategy in Artbridge. Io faccio la direzione creativa, il nostro è un colloquio costante, proprio perché, e lo andiamo appunto a vedere adesso, non c'è questa battaglia tra la creatività, quella che nasce dal fuoco della passione, o allo stesso tempo dai metodi della progettazione, e invece questo strumento brutto e cattivo che spinge un pulsante e fa tutto da solo e fa meglio di te. Questa dualità fortunatamente non esiste. Esiste invece una totale integrazione, diciamo, di tutto quello che è e che saranno gli strumenti che voi state apprendendo in questo. Parlo agli studenti in questo caso, che state apprendendo in questa accademia, rimangono tutti il cuore di quello che andremo a fare. Perché ci accorgeremo parlando di come l'AI è uno strumento che si va ad aggiungere alle cose che possiamo utilizzare e che anzi, senza il nostro occhio, senza i nostri metodi progettuali, senza l'affinamento, delle nostre conoscenze e per molti altri ambiti come il fashion del nostro gusto, l'AI è una macchina vuota, nel senso che fortunatamente è vero che è intelligente, ma senza di noi non pensa, pensa molto, molto meno, ecco. Però può generare, così come ci sono un sacco di cose che facciamo senza pensarci troppo, le fa, in questo caso le fa anche l'intelligenza artificiale. Quindi, ad esempio, volevamo portarvi la testimonianza di come già adesso, questo non per mettervi il panico, però probabilmente per quando voi sarete fuori da qui, l'AI non sarà neanche più un terreno di studio, sarà semplicemente la quotidianità, perché già adesso lo è. In agenzia, da quando, diciamo, in qualche modo la svolta è stato l'arrivo dell'AI generativa, perché l'intelligenza artificiale non nasce quest'anno, nel senso. Ne avevamo già prima, ma da quest'anno si comincia, c'è stato il grande passaggio con il text to image e quindi con la generazione di immagini a partire da prompt, li chiamiamo input testuali. E questo, diciamo, questo slittamento ha fatto sì che proprio nella quotidianità vi posso elencare una serie di cose che prima in un'agenzia di comunicazione, chiamatela comunicazione digitale, pubblicità, agenzia integrata, ci sono molti modi per nominarla. Già facciamo diversamente. Un esempio su tutti, la prototipazione. Prima, se dovevamo presentare uno spot, probabilmente avremmo creato uno storyboard a partire da bozzetti magari fatti da noi male, fatti da un illustratore che dovevamo diciamo, contattare esternamente, oppure fatti con Photoshop partendo da altre immagini. Adesso, per noi, lo standard è utilizzare un'intelligenza artificiale. Per i mock-up di presentazione, cioè immagini una campagna, la puoi presentare, il metodo mi viene a dire non solo più veloce, però, perché adesso ne parleremo, di come si possa utilizzare l'AI non soltanto per fare le cose più velocemente, quindi andare soltanto dietro, diciamo, al capitale, all'economia che ti vuole sempre più veloce, ma anche meglio.
prima per fare un bozzetto di una campagna che aveva un portato immaginativo molto alto, c'era un dispendio molto forte anche di energie, e non è detto che l'art director che stava lavorando a quella singola di campagna avesse le capacità per rendere un bozzetto senza gli scatti giusti, senza il giusto fotoritocco, eccetera, l'idea della campagna che voleva ottenere. Adesso, grazie all'intelligenza artificiale, lo possiamo fare ottenendo un risultato molto migliore di quanto avevamo fatto prima in un tempo molto accettabile. Quindi storyboard, prototipazione, diciamo molto più raramente al momento, ma come lo vedremo è tutto in costante evoluzione, molto più raramente utilizziamo l'intelligenza artificiale per produrre delle cose che effettivamente poi diventano il tuo prodotto di comunicazione, cioè che effettivamente vadano in pubblicità, per usare termini un po' più antichi, se non quando, ad esempio, l'AI è proprio dichiaratamente il contenuto della tua comunicazione. Quindi questa è solo una piccola introduzione per parlare del quotidiano, e adesso faccio la mia prima domanda ad Andrea. Abbiamo parlato di questa sfida, che non è una sfida e che non c'è. Secondo te quali sono gli aspetti che un creativo effettivamente, secondo te, deve tenere conto, solo, o quali sono più importanti per un creativo rispetto al rapporto con il mondo? Direi che in questo momento, diciamo che sia un po' al secondo anno di AI generativa diffusamente accessibile. Nel 2022 abbiamo visto i primissimi modelli, nel 2023 accessibile a tutti, 2024 in realtà diciamo il terzo. E sono emersi un po' due filoni di sviluppo che sono quelli che caratterizzano le piattaforme che probabilmente un creativo dovrebbe tenere un po' più d'occhio. Il primo è quello della qualità, ed è stato il primo che ha seguito un flusso continuo, ovvero quanto è bella l'immagine che, parlando di immagini in particolar modo, insomma, forse quelle che più utilizziamo, l'immagine che lei mi restituisce. Questo è stato il primo campo di lavoro, perché se ricordate il primissimo Midjourney del 2022 spuntava fuori delle immagini che sembravano costruite, erano sorprendenti, magiche, a vederle oggi erano molto brutte. E questo, insomma, era il motivo per cui all'epoca si diceva no, ci faremo solo dei prototipi, che guarda caso quello che dicevano i pittori della fotografia quando fu inventato, ci farò il riferimento per farci il dipinto. La qualità ha cominciato a crescere in modo molto molto rapido. Oggi siamo, non dico un plateau, ma a un livello in cui l'incremento di qualità è un po' minore mese dopo mese. Se pensate a piattaforme come Midjourney, adesso i nuovi rilasci aggiungono dei livelli di qualità che sono meno sorprendenti, sono più visibili magari agli addetti al settore, per cui l'esperto dice no, i capelli adesso sono identificabili, perché prima invece erano più impastati, no? Però no, per il general public, come si dice, non era molto percepibile. Quello è il primo tema, quindi quanto è bella, quanto è pulita, no? la qualità. L'altro tema che invece sta diventando molto importante adesso, che lei da essere il giocattolo diventa un tool, quindi usano le agenzie, usano i product designer, usano tutti, è il controllo. Ovvero, un conto è dire fammi un tramonto, bello il tramonto. Un conto è volere una persona che si arrampica su un albero allineata, diciamo, a sinistra con una certa inquadratura, come sapete è un po' più difficile. Quindi il controllo, la capacità di guidare l'intelligenza artificiale su un output molto specifico con dei requisiti di composizione, di palette, di texture, di resa ad esempio della pellicola, nel caso in cui si voglia una resa fotografica, quell'aspetto lì è quello che adesso stiamo seguendo con più attenzione, perché potete immaginare che nel momento in cui l'agenzia deve anche solo creare un buon mockup della campagna, certo, se è quasi come se va bene, ma se è esattamente l'impostazione che avevo in mente, fa un po' la differenza. Ancora più se, come piano piano sta succedendo, entriamo in fase di produzione, quindi quell'output non è solo nostro, ma uscirà, e quindi deve essere aderente a quello che noi desideriamo, soprattutto se il cliente dice guarda, però allora è un pochino più... guarda, purtroppo non posso più ripeterlo perché era casuale, perché capite che non è fattibile. E quindi si sta sviluppando tutta una serie di strumenti, di plugin, di processi, vedremo, per acquisire controllo. Questa è un po' la dimensione da tenere d'occhio oggi. Su
la qualità sappiamo che c'è, che migliorerà senz'altro. Questo purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna, una cosa che siamo sicuri è che migliorerà, perché così funziona. Sul controllo dobbiamo essere bravi noi a trovare gli strumenti che ci devono essere rispondere. Perfetto. Io adesso farò una di quelle cose che nei talk ho detestato molto amato, una domanda interattiva, così per svegliarci. La faccio soprattutto agli studenti. Quanti di voi utilizzano già quotidianamente AI generativa? Alzate le mani. Quotidianamente no, però l'abbiamo utilizzato. Ok, quanti non hanno mai utilizzato AI generativa? Ok, beh, un buon numero. Bene, allora secondo me è ancora più utile parlare di questo. C'è stato un momento, forse è quello in cui è arrivato al grande pubblico, in cui abbiamo, lo dicevamo prima, in cui abbiamo pensato che l'IA generativa fosse una sorta di roba un po' per far divertire i non addetti ai lavori, no? Metti due parole, è tipo una slot machine, tiri la leva e vediamo cosa esce. Quella è vero, c'è, è una cosa, se volete, divertente, che per chi vuole fare di questo un mestiere è però la cosa meno rilevante. Invece qui immagino di avere, fatemi fare un sondaggio, moda, studenti moda. Studenti, tutto moda, ok. Allora magari adesso la tariamo un po' su questo, perché ad esempio sul vostro, in questo campo specifico si possono fare tantissime cose per, mi viene a dire, migliorare l'output delle vostre presentazioni, migliorare i vostri mood board, non solo migliorare, renderli più immaginifici, più coerenti con il sistema di collezione che avete immaginato. Noi abbiamo, ad esempio, da poco fatto una presentazione per un brand di fast fashion italiano, lo facciamo noi, in cui abbiamo, ad esempio, a partire da foto di collezione, da foto di campagne già realizzate sulle loro collezioni, immaginato di poter creare quasi a posteriore un mood board di ispirazione che così potesse essere proprietario del brand. Cioè immaginate un brand, o voi, che quando create una collezione dovete dire ho preso ispirazione da questo, le, non so, le ceramiche China, quelle della regina, faccio il mio mood board, no? Però devo sempre prendere foto stock, foto rubate, foto prese da altri, e quindi in qualche modo è molto meno mio. Pensate cosa potreste fare se questo mood board, sono partito dalla cosa più lontana, se questo mood board potesse essere tutto secondo lo stile che io già voglio dare alla mia, per dire, al mio output di collezione. La mia presentazione sarebbe incredibilmente coerente da un punto di vista visivo. Un'altra cosa che, lo diciamo, è possibile fare, adesso capiremo come, perché appunto c'è un po' questa cosa del vabbè, ma io provo, spingo, poi mi viene una cosa che non c'entra niente, lascio perdere. Capiremo quanto in realtà un professionista della comunicazione o anche un professionista di qualunque aspetto in realtà che abbia a che fare in questo momento con la produzione di immagini e con la progettazione di immagini, con il prodotto lo vedremo dopo meno, per una serie di caratteristiche, cose che questo tipo di persona può tenere in considerazione. Cioè il fatto che invece che spingere un pulsante a ottenere il risultato, ci sono tanti anche passaggi che si possono fare, perché immaginate che questa è una tecnologia che si continua a studiare e si continua a migliorare in maniera endemica, diciamo, in tutto il pianeta, con dei punti nei centri nevralgici più tecnologici, però dove si formano applicazioni più utili per una cosa e più utili per un'altra. E quindi può essere che l'output finale sia in realtà una serie di passaggi che, come prima, voi magari facevate un pezzo in Photoshop, poi lo importavate in Illustrator per fare un impaginato perché vi trovavate... Ecco, questa roba qua in realtà funziona anche con le immagini generate artificialmente, perché ci sono delle applicazioni che ti aiutano di più a fare qualcosa, ma che magari non hanno la giusta qualità, e quindi devi prendere quell'output e tipo passarlo attraverso un altro tipo di applicazione, di piattaforma. Questo è molto importante capirlo, perché più il designer in questo momento ha nozione anche di quali sono questi passaggi, quali sono queste piattaforme, più l'output avrà le due caratteristiche di cui parlava Andrea: il controllo del designer e la qualità che vuole.
faccio un esempio su tutti, e su questo magari possiamo, posso chiedere ad Andrea quali sarebbero gli step. Immagino che voi disegnate, cioè quando vi si chiede di provare a progettare una collezione, immagino che cominciate ancora da un bozzetto, è possibile? Ok, cosa si può fare per passare da un bozzetto a quasi uno scatto di collezione con quell'abito già indossato dalla modella che vuoi tu? Oggi sono reali. Cioè, che cosa stai aprendo? Lo so, ma sono più sempre. Cosa stai aprendo? Mi hanno già detto sei in bancarotta. Sono più per questo. Diciamo che essere amato era in fondo alla lista. Il bozzetto è un bel punto di partenza, perché proprio il disegno manuale è il modo più preciso che abbiamo per spiegare come vorremmo qualcosa, no? È molto difficile dirlo a parole quando abbiamo in testa una forma, una composizione. Quindi ci sono diversi modi in cui possiamo utilizzare il disegno come input. Quando parlo di diversi modi mi riferisco a diverse piattaforme, ci sono alcune che fanno solo questo, per esempio Wizcom, che è proprio una piattaforma avanzata. Facciamo name dropping, sì, se volete segnare. Sì, sì. Lo sono rappresentati in solito. Pensiamo, non ci paga anche nessuno. Wizcom è molto più pensata magari per il rendering architettonico o product rendering. Ed è un po' più una soluzione, come dire, a pacchetto, un po' più facile. Plug and play. E parte da un bozzetto. Quindi partendo da un bozzetto posso sviluppare un'immagine che è intermedia, diciamo. Ancora bruttina, ma intermedia. Wizcom. Adesso lo... No, cioè, io sapevo che sento il brusio qua, è meglio non fare dentro. Eccola qua, Bizco. Eccola là. Ok. Che probabilmente questo video sta facendo molto meglio quello che farei nel raccontarlo, no? Bizco è una delle soluzioni, come dicevo, una soluzione plug and play, perché è di facile utilizzo. Però ce ne sono tantissime, ad esempio. Essenzialmente no, cioè c'è una versione G per provare però poi. Che è limitatissima. Credo di se non ricordo che ci sia, però è abbastanza. Si può giocare a lavorare. C'è sempre quel margine di gioco che non è un gioco. Oppure per chi vuole uno strumento open source, Stable Diffusion, che è, come sapete, è un modello open source, quindi complicatissimo da usare, però tendenzialmente quasi che per se si installa, può partire in vari modi dai nostri. Quindi possiamo immaginare diversi step. Il primo step in cui noi a partire dal bozzetto creiamo una versione. Con questo gruppo si sta facendo impazzire. Qui creiamo magari una versione non totalmente fotorealistica come sono queste, che possono essere gradevoli ma approssimative. Dopodiché possiamo partire da una versione del bozzetto che è diventata già immagine per passare al fotorealistico. E in questo, ad esempio, Stable Diffusion può fare questo salto, quindi partendo da un'immagine che magari ha un trattamento illustrato, un trattamento acquarellato, quello che dice non ci può dare, Stable Diffusion può, utilizzando quello che si definisce image to image, quindi parto da un'immagine a terra su un'altra immagine, arrivare a un trattamento invece totalmente fotorealistico. Quindi possiamo combinare diversi elementi, diversi strumenti per trasformare l'aspetto di Cercare di concentrare gli aspetti che in realtà ci danno ancora più potere se siamo dei pensatori, se siamo dei progettisti. Su questo viene a dire che, diciamo, un po' più di fatica, ma solo nel mondo della creazione di immagini, perché sul prodotto, no, lo sappiamo, non c'è questa cosa. Però nel senso, mettere nel prodotto la manualità, il fatto di poter ottenere le cose, no, è qualcosa che è un dono di qualcuno, ma molto poco di molti altri. Sappiamo ad esempio che si può essere, diciamo, dei grandi designer, magari gli abiti, senza per forza essere dei grandissimi illustratori o dei grandissimi anche invece sarti o cucitori. Cioè ci sono abilità diverse, qui si potrebbe aprire, ma qui me la sto cercando, una questione etica, Cattelan che fa fare le sue sculture a uno scultore, lì però entriamo in che cos'è l'arte, chi l'ha pensata o chi la realizza. Però io entro per uscirne e per dire, guardate però quanto è importante il vostro pensiero. Ora magari questo pensiero, ma questo è un brutto apico, infatti non è questo il tema è, guardate quanto qui c'era già tutto in realtà.
e quella è soltanto una versione, mi viene a dire, più facile per i non addetti ai lavori per appassionarsi al mio lavoro. Quindi in realtà l'AI in questo caso non mi ha aiutato a, cioè non ha fatto il mio lavoro, perché il mio lavoro era uscire con queste linee, era scegliere il colore, ma il mio lavoro era anche, sì, però io voglio dire che è seta, e il bozzetto da solo non me lo permetteva, avrei dovuto scrivere seta, ma questo lo sappiamo perché c'è già il passaggio, se vogliamo, al 3D, no? Però pensiamo a quanto controllo posso avere su quello che è il mio pensiero, quindi io capisco un po' lo sconcerto. L'ho reso più comprensibile ai non addetti ai lavori, infatti mi viene a dire non a caso l'AI generativa in questo momento è ancora più utilizzata in campo comunicazione, perché la comunicazione può fare questo, no? Però ecco, secondo noi è interessante oggi esplorare il modo in cui, nel minimo tempo che abbiamo, in cui per voi può essere stimolante utilizzare l'AI per fare meglio, ma quello che è già dentro di voi, cioè non cerchiamo di sentirci in lotta con questo strumento, perché non è quello il dato. Vedevamo prima anche come su Vixen, no? Tu c'hai una scarpa e poi con un prompt ti dà diverse possibilità per ottenere la, no, la suola, comunque la parte. Però lì, anche se fosse quello, cioè se vogliamo essere progettisti che randomicamente aspettano che arrivi quella che gli piace, possiamo anche farlo. Ma anche solo in quello, il gusto, scegliere perché una cosa ha un senso progettuale oppure no, quella è una cosa che in questo momento, mi viene a dire, nessuna macchina ci può togliere, quindi tiriamo un sospiro di sollievo, invece sentiamoci in controllo di questa situazione. Su questo c'è un artista AI che si chiama Claire Silver, abbastanza nota perché considera della sua ultima collezione, soprattutto è a tema moda, ha totalizzato, parliamo di NFT, ha totalizzato credo l'equivalente di $1.5 milioni di vendite in 30 minuti, quindi diciamo viaggia su cifre interessanti. E la Cressiter ha lavorato anche con Gucci, tra l'altro, per vedere i progetti. Non so più quella la finestra. Lei ha lavorato anche per Gucci con un'altra T6 che è usata. Poi vedremo questo perché c'è un processo molto ibrido di generazione di idee, sviluppo 3D. E lei ha detto una cosa che gira molto negli ambienti dell'AI, che è questa: taste is the new skill. Cioè, il gusto è la nuova abilità che fa la differenza. Queste AI sono in grado di darci infinite iterazioni di un'idea e questo non possiamo fermarlo. Noi potremmo partire dal bozzetto e dire di questo bozzetto fammi 30 varianti, lo possiamo fare. Quindi possiamo moltiplicare la fase di prototipazione. Il punto è che le varianti sentiamo noi, se ci piacciono o non ci piacciono. E quello è il collo di bottiglia fondamentale in cui abbiamo una rilevanza non sostituibile, perché la macchina questo non lo sa. Fa pensare un po' alla cosa che si dice sempre, no? Se tu metti il file a battere sulla macchina da scrivere, come scrivere l'amleto? No, il punto però è che la scimmia che l'ha scritto non lo sa che quello è l'amleto. Quindi serve qualcuno che passa e non dice aspetta, ma questo, qui c'è del potenziale, no? Ecco, quella cosa un po' manca. Quindi taste the new skill? Assolutamente sì. Poi chiaramente l'intervento del creativo, del designer, in più punti del processo è quello che garantisce che voi abbiate il controllo di quello che sarà l'output finale. Ad esempio, questo lavoro che vi citavo, no? Questo lavoro qui racconta il processo, tutta una fase di concepting, che avete fatto interamente con AI, una fase di pattern making, anche qui basata su funzioni matematiche, quindi un po' l'AI più vecchio stampo, la scultura di un modello 3D, in parte manuale e in parte aiutata da strumenti AI ancora una volta. Quindi vedete come si ibrida un po' l'apporto umano e quello artificiale. E poi la composizione, questa fatta manualmente, di un personaggio totalmente 3D. Ora questo è un progetto sperimentale di Gucci, dove chiaramente l'intento era mescolare un po' processo umano e processo artificiale, no? Quindi, però la stessa Silver, ad esempio, dicevo, ha venduto circa $1.5 milioni di opere stilate proprio dal New York Fashion per questa collezione Corporeal. Come vedete, da sono le opere già con prezzi che sono state vendute, che sono in vendita. Questa è un'opera, ovviamente è tutta, diciamo, moda digitale, ecco. Tutta moda digitale. Ora, qual è il suo valore come designer? Questo è un tema enorme, perché
poi chiaramente quanto ci è messo di suo, però quello che mi interessava più far vedere è la convergenza di questi due mondi, no? L'arte artificiale, la moda che si iniziano a parlare, proprio questa ispirazione che è a volte totalmente fuori dal campo del possibile, può essere uno stimolo e interloquire anche con il mondo fisico. In questo caso, la artista che ha accettato veramente il totale impossibile con una sua estetica, insomma, lei non è una designer di moda, però spesso dialoga con la moda. Faccio un po' il secchione sul tema dell'interazione, perché no, ci sono l'Harvard Business School, che ha usato questa metafora, ha fatto uno studio su un po' di persone che usano lei, per vedere poi come la usiamo veramente, perché poi c'è un altro problema, dire, poi arriva lei e prende il lavoro, no? Spoiler, non è vero. E hanno definito due modalità, che definiscono il centauro e il cyborg. Cioè il centauro è quella che un po' che immaginiamo, cioè io faccio una parte, l'uomo e il cavallo, no? Io faccio una parte, mi fermo e fa tutto il resto lei, o il contrario. Quindi un grande pezzo di lavoro umano, un grande pezzo di lavoro artificiale. E hanno rilevato che in realtà questo è molto più comune è il cyborg. Il cyborg vuol dire spezzettare il lavoro in delle micro particelle. Io faccio un pezzettino, magari il lavoro di 10 minuti a mano, poi lo passo a lei che fa un'altra parte del lavoro, poi ritorna a me e così via. Questo è il modo in cui le persone usano, ma è semplice perché noi vogliamo avere il controllo. Questo non ce lo toglie nessuno. Cioè, ci sono due cose che ci rendono necessarie, no? L'intenzione iniziale, cioè lei fa quello che noi vogliamo, lei non vuole nulla, questo è il primo problema, ci diciamo spesso. Lei non vuole, noi sì, in questo siamo più. E lei non capisce, non sa scegliere. Quindi volendo, è come dire che l'input e l'output sono determinati da noi. L'esecuzione intermedia, noi possiamo esserci in una quantità che decidiamo, possiamo essere più presenti, possiamo essere meno presenti, ma siamo sempre all'inizio e siamo sempre alla fine, non possiamo toglierci da nessuna delle due. Quindi se abbiamo un ottimo brief per l'AI, ma poi prendiamo quello che capita, stiamo facendo un lavoro sciatto. L'AI da sola non comincia, ci sono progetti di AI che fa da sola, sì, però non ci interessano. Insomma, per quello che abbiamo visto, quindi ad esempio il prototyping, i corsetti, design di prodotto, design di collezioni, abbiamo tanti strumenti, possiamo scegliere noi quale workflow sviluppare. Ad esempio vi parlavo di Stable Diffusion, che insomma, come intuito qualcuno di voi conosce. Stable Diffusion, essendo open source, tutte le cose open source, è strapieno di plugin sviluppati a tutto il mondo, no? Quindi c'è l'infinità di opzioni. Abbiamo ad esempio la possibilità di partire da un'immagine, da una mappa di profondità, quindi quello che è più o meno un modello tridimensionale. Possiamo partire da quello che si chiama open pose, no? Quindi sono questi sorta di manichini virtuali che muoviamo e che diamo a Stable Diffusion, l'umano è in quella posizione lì. Quindi possiamo scegliere il nostro workflow preferito per creare qualcosa che rispecchi meglio quello che vogliamo fare. Un'altra modalità che forse avete visto è quella del live painting. Cioè, io disegno... Questo è un altro effetto... Io disegno male. Tipo paint. Io disegno male. Disegno male. Con un pennellone di brida paint. Unisco il mio disegno, che è solo una reference, a un prompt. E in tempo reale, lei mi chiede, forse avete visto qualche video. Ci sono vari strumenti che lo fanno, ad esempio crea AI, che è quello che vedete, no? La persona abbozza qualcosa. Ma molto peggio. Io vi farò vedere, cioè nel senso, perché altrimenti non si capisce, esatto, cioè, volendo a sinistra ha già un po' di tempo perché... volendo molto peggio. Nel senso che io la prima volta che ho aperto Crea, ho scritto nel mio prompt, voglio un fenicottero in un lago in Islanda al tramonto che canta a un microfono di fronte a lui, ok? E io ho soltanto preso un pennarello, fatto una riga nera con un pezzetto, diciamo, che andava un po' inclinato, una riga rosa che faceva così righe, e poi forse gli dovrei far vedere il risultato a questo punto, ma l'output è effettivamente un dipinto surrealista con un fenicottero e un microfono davanti. Poi sullo stile ci sarebbe, per quanto riguarda il mio gusto, avrei dovuto lavorare, ma probabilmente Crea non era più la piattaforma adatta a farlo, perché dall'output che tu hai su Crea probabilmente devi fare altri passaggi. Però ecco, è interessante per partire sia da un disegno, quindi qui
diciamo, il concetto interessante è il real time. Quindi rispetto alla hyper, come siamo abituati a conoscerlo, che lo scrivo, aspetto, appare. Questo è in tempo reale, è basato su Stable Diffusion, che avete capito è l'asino, anzi il cavallo da traino vero del lei. Interessante, quindi posso impostare come voglio, ma quello che molti stanno facendo su queste piattaforme, Crea, Leonardo, AI, è anche collegarle a software esterni. Ad esempio, Crea, voi potete dire che l'input che viene da qui non è una tavolozza da disegno, ma è un feed video di un'altra applicazione che state usando, tipo Blender. Quindi in tempo reale quello che io vedo nel porting di Blender, che è il mio 3D molto grezzo, diventa una sorta di render live. Quindi posso decidere che la mia stanza fatta di poligoni diventa una villa da manichino. Oppure una brutta ciambella. Cioè, diventa una mat con la cassa. Esatto, tant'è vero che si comincia a considerare lei come una nuova forma di motore di rendering più intelligente. Chiaramente il problema qual è? È nell'animazione, nella consistenza, perché da un frame all'altro lì la renderizziamo a un diverso, quindi non è esattamente un motore di rendering per video, però capite che questo tipo di workflow ibrido apre delle potenzialità enormi. Io posso crearmi dei bozzetti 3D, chiamiamoli così, delle forme molto grezze e vedere in tempo reale come sarebbero. Poi, ad esempio, Creo, diciamo, Mauro non ha un output bellissimo, allora cosa faccio? Me lo prendo, me lo faccio bastare, me lo porto ad esempio su Stable Diffusion, per dirne una, e dico, ok, partendo da questa immagine, adesso fammi una bella fotografica, ok, ce l'ho nel mio stile, me la prendo, la vado su Magnifica, adesso fammi a 16 per, e quella è diventata una foto. Questi processi chiedono pochissimo tempo, se non quello del pensiero, cioè la parte operativa è totalmente compressa. A essere un po', diciamo, positivi, l'obiettivo è comprimere quella parte per espandere quello del pensiero, perché poi spesso ci troviamo a dedicare molto più tempo a operazioni meccaniche, o comunque tempo meccaniche, a scapito della concettualizzazione, anche della curatela, di quello che pensavo, no? Ci ho messo 3 ore, quindi deve andare bene. Ecco, se ci ho messo 15 secondi, forse diventa un pochino più picchi per dire questo va bene e questo no. Questo può essere un buon... Ma infatti, per continuare, diciamo, questa nostra questi nostri input per non essere in realtà ispirazionali, ci stiamo continuando a dire tutta una serie di elementi, no? Che, per cui sarà sempre più importante in realtà non solo l'intuizione, non solo il genio, non soltanto il gusto, ma ad esempio moltissimo anche la formazione, e qui torniamo all'Accademia. Come ha detto Andrea, virtualmente un AI che è stata trainata, che è stata addestrata su, diciamo, tantissimi dati, sa virtualmente molte più cose di noi, le sa, ma non sa cosa farci, finché noi non glielo diciamo. E quindi diventa sempre più importante sapere chi era Dalì, com'era lo stile di Dalì, rispetto a com'era lo stile di Picasso, perché se io voglio dire all'intelligenza artificiale che voglio fare una campagna per la mia collezione di moda che sia ispirata a Frida, però con tocchi invece, non so, con esperienza più orientale, mischiare, no? Questa cosa qua solo noi possiamo averla in testa, e più sappiamo, da qui l'importanza, no? Nel corso poi ci saranno, da qui l'importanza di fare tanta storia contemporanea, di allenare l'occhio, no? All'estetica, è molto importante diventare noi un grande magazzino culturale, perché noi siamo come, diciamo, dei librai che hanno gli scaffali, ma possono continuamente, no? Prendere, fare riferimento, cerchiare, dire questo, assumere questo brano, mi ricorda questo. L'AI questo lo fa soltanto se noi sappiamo chiederlo, e penso che oggi, no, la formazione si deve porre questa domanda, cioè formare persone che non solo sappiano fare, ma ancora di più sappiano pensare, ma ancora prima sappiano tanto, soprattutto di questo ambito, diciamo, che è quello dell'immagine, che tanto vituperata, però diciamo che è qualcosa che invece ha tantissimi, noi non lo sappiamo perché ci lavoriamo, la studiamo, la vediamo, che ha tantissimi riferimenti dentro, e che a volte, no, invece dobbiamo subire magari una
mi viene a dire una poca competenza là fuori di cose che invece prendono vita senza nessun, come diremmo, come direbbero un po' più antichi, senza nessuna base progettuale, senza nessun concetto, senza niente da dire. Aggiungo, oltre a tutti questi elementi che continuano a essere formativi e tecnici, un altro elemento, e qui perdonatemi la naivety: la macchina non desidera niente. Una macchina non può desiderare di cambiare il mondo in nessun modo. Noi sì. Ora, non vi sto dicendo che tutti possiamo farlo con quello che, per quello per cui veniamo pagati, però mi sembra un buono spunto sapere che se vogliamo realizzare una collezione che superi delle barriere, può venire soltanto da noi. Sta diventando troppo esplicita, però era per dire che diciamo, mi piacerebbe che andasse via da questo talk in realtà molto intenzionati a provare, nella consapevolezza che quella è soltanto una vostra estensione, una sorta di vostro io aumentato dalle possibilità della tecnica, ma è veramente uno strumento nelle vostre mani. C'è anche da dire, qui la parte preoccupante, che se voi decidete di non farlo, probabilmente resterete indietro. Questa magari è la parte spaventosa, ma invece basta cominciare a pensarlo come una cosa che si aggiunge alla vostra palette di strumenti quotidiano, che nulla toglie però al fatto che tutto viene da qua. E da qua, se mi permettete questa realizzazione un po' poetica, cioè testa e cuore saranno sempre e comunque nostre competenze anche. Questo però è uno strumento che abbiamo visto, e adesso anche solo rifacendo l'esempio di quello che abbiamo visto, ci permette di fare dalla cosa più pratica, se volete, un passaggio da un bozzetto a un render iperfotografico, a una cosa sperimentale, quindi si entra nell'ambito artistico, come questo di questa artista che ci ha fatto vedere Andrea, a una cosa che è, come diceva prima, il cyborg, no? Un mix di strumenti. Voi avete visto, immagino, ma se no ve la mostriamo, l'attuale campagna Etro Nowhere. L'avete già vista? Ve la posso mostrare? Ve la mostriamo. Etro, ve lo devo... No, Etro lo sappiamo. Cos'è? E Etro, che qualcuno mi dirà, non a caso è Etro. Etro è un brand che di per sé ha al suo interno una vena creativa che ha sempre giocato mi viene a dire, sul surreale, su pattern estrosi, su un qualcosa di molto vibrante che... Cioè, non a caso Armani, per dirne uno che magari ci piace meno, che ha sempre puntato sul minimalismo, non è proprio in prima linea a sperimentare con l'AI, perché c'è quel tema di controllo di cui parlava Andrea, no? Su cui stiamo ancora lavorando. Però Etro è riuscito, con una collaborazione tra un AI artist e il suo direttore creativo, a creare delle immagini di collezione che, come vedete, sono totalmente, a parte che sono dei cinemagraph, no? sono semi-animate, eccetera. Però sono dei mondi surreali, virtuali, con questa estetica, ad esempio, lasciata volutamente AI. La cosa da dirci è che lo stato attuale di avanzamento della tecnica permette di ottenere immagini molto più fotorealistiche di queste. Loro hanno scelto questa estetica. Qui si apre un altro tema, ma non abbiamo il tempo. L'estetica AI, proprio. È una cosa su cui, per un po' di tempo, avremo molto... cioè, ce la troveremo un po' ovunque, nel senso, come in tutti i momenti di passaggio, in questo momento, lo diciamo spesso con Andrea, la notizia stessa è che stiamo usando l'intelligenza artificiale. E quindi spesso te lo voglio far vedere. Per fartelo vedere, devo usare un'estetica che te lo rende immediatamente comprensibile, come questo, ma poi noi vi potremmo far vedere dei ritratti fotografici creati con AI che sono totalmente indistinguibili da una foto. Però in quel caso... Qui l'intenzione del brand era dirti: io, esattamente come un AI, posso usare l'immaginazione senza alcun limite. Io posso creare mondi impossibili, meravigliosi, eccetera. La mia collezione, che non è, questo c'è da dirlo, non è stata disegnata con l'AI. La mia collezione, frutto della mia passione, del mio genio, della mia sapienza, è in grado di elaborare mondi, perché sono io che guido l'intelligenza artificiale. E qui... Ora, oltre alla parte così un po' poetica, c'è il fatto che però c'è una cosa che l'intelligenza artificiale ancora non riesce troppo a fare, cioè riprodurre fedelmente un prodotto. E qui arriviamo al tema prodotto. Quell'occhiale, ad esempio, noi non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un'analisi per cercare di capire come è stata fatta, e siamo arrivati alla conclusione, allora dimmi se sbaglio, che quel prodotto è molto probabilmente stato inserito in Photoshop.
perché il brand non ha ancora il famoso controllo al 100%, perché probabilmente l'intelligenza artificiale aveva creato un occhiale sulla base di un modello fornito, ma che non sarà mai identico a quello che tu trovi in negozio, e nessun brand adesso si potrebbe permettere di dire vabbè dai è simile, ma è quello. E quindi che fai? Il cyborg, su una cosa che ti fa l'intelligenza artificiale, torni tu a lavorare di fotoritocco con quel crafting che in questo momento rimane ancora molto umano, per ottenere questo che di fatto è un collage. Su questo, come sulla qualità, dobbiamo adottare sempre una forma mentale di alte aspettative, cioè dare per scontato che il livello di controllo aumenterà. Quindi oggi siamo vincolati a questo intervento ibrido, perché il prodotto, per quanto io possa addestrare il modello, non sarà mai fedele con quel grado di esattezza che un brand pretende. Però, è un grande però, è che come immaginate ci stanno lavorando, perché c'è una domanda veramente spasmodica di questa possibilità, ogni brand chiede. Scusa, sono arrivata tardi, potete ripetere il concetto di controllo? Se no, la capacità. Certo, la capacità di controllare in modo granulare quello che sarà ciò che esce dall'intelligenza artificiale in termini, ad esempio, di composizione, di palette, anche tutti gli elementi che normalmente chiederemmo a un'immagine, decidere con esattezza quali saranno, perché normalmente l'intelligenza artificiale fa un po' di testa sua. Quindi questo grado di controllo sta aumentando nel tempo, cioè abbiamo sempre più controllo su quello che uscirà dalla macchina. Che è molto utile per l'utilizzo commerciale, anche perché non si può approssimare. Sul prodotto, diciamo, è un po' l'ultima frontiera, perché lì chiaramente il prodotto è il massimo livello di controllo, il prodotto deve essere perfetto. Anche le mani. No, le mani sono superate. Sulle mani, lì sulle proporzioni non ci siamo ancora. No, ci sta, però diciamo il problema. Guarda quella mano e quel piede. Il problema delle. Hai visto? Il problema delle mani, che ad esempio avevano troppe dita, è stato superato. Sì, quello sì. In caso di proporzioni, io qui ci tengo a dire: è voluto il fatto che queste donne risultino fittizie, è stravoluto. Perché il livello di fotorealismo raggiunto, lo dicevo prima, non è minimamente questo. Questo è per dirti che se tu indossi etro, sei una figura di fiaba in un mondo di fiaba, e a quel punto tutto è concesso. Quelle pelli non sono così perché non possono avere una texture più credibile, sono così perché sono un misto tra una bambola di porcellana e una geisha, e qualcosa che vuole essere mitologico, è così volutamente. Quindi, diciamo, da questo punto di vista loro hanno usato l'AI e hanno proprio invece investito sull'estetica dell'AI. Potremmo vedere altre cose in cui invece si va. È affascinante il fatto che per i pittori le mani sono una cosa più difficile. Sì, esatto. Quindi anche troppo umana. Sì, troppo umana questa intelligenza artificiale, che di fatto, infatti, impara da loro. Cioè, sì. Io poi tanto, vabbè, le seguo abbastanza, mi affascino. Mi ricordano proprio delle foto surrealismo. Certo. Io quando ho iniziato a vedere all'inizio, immaginavo tutte le artiste pittrici che fanno, e proprio sono loro. Sì, diciamo, questo è quello che dicevo prima. Innanzitutto Midjourney ha iniziato e aveva quella che definiamo, anzi questa è molto Midjourney, cioè per un po' di mesi Midjourney aveva un'estetica tutta molto compatta, mi viene a dire. Questa cosa è superata, nel senso potremmo mostrare delle cose più fotorealistiche che si possono tranquillamente ottenere. Quindi in questo caso è proprio voluto, proprio perché nasce da lì, ogni volta che si vuole dire in maniera plateale stiamo usando le AI perché siamo avanti, i mondi che si creano sono questo hyper surrealism, viene anche definito in qualche modo. Cioè è questo mondo qua dove effettivamente tutto è possibile. E devo dire che si ottengono anche più facilmente queste cose rispetto a quelle che ci assomigliano di più, cioè è più facile avere questo. Che poi questa tipologia di linguaggio non diventi abbastanza comune, cioè non c'è più l'elemento di differenza. Questo è già successo, mi viene a dire che è già stato.
perché nel senso che no, una nota da fare prima, cosa c'è in campagna? Parlo ancora più terra terra, volendo. La campagna è uno dei tempi di sviluppo, no? Per quanto sia digitale, è di sviluppo della collezione reale. Consideriamo che nell'arco di un anno le misure sono fuori 10 metri, quindi è assolutamente probabile che con l'uscita di questa mezza questa campagna utilizzasse già un modello vecchio. Quindi parliamo di differenze che ovviamente notiamo nella qualità delle mani, delle teste, che è già superata da modelli successivi. Quindi un po' si parla di quasi una sorta di stratificazione geologica dei modelli, si riesce a riconoscere l'opera da alcuni dettagli. Il tema della questo ad esempio, cioè questa è Stable Diffusion nelle nuove versioni è molto. Quindi è solo per dirci, non pensiamo al fatto che l'AI abbia un'estetica. L'AI ha l'estetica che noi gli chiediamo di avere. Quindi, ma solo, ora non ci siamo a caso, basta cercare fotorealistiche, gli AI. Diciamo, dando un po' nel tecnico anche per confronti. Queste sono immagini generate dall'intelligenza artificiale. Scusa, posso chiederti una cosa su questa cosa che hai detto? L'AI non ha un'estetica. Nel senso che le ha tutte. Ecco, però chi materialmente, sì, chi inserisce, cioè, i dati, perché sono immagini molto, no, quelle che vanno adesso, patinate, sì. L'estetica anche della bellezza femminile e maschile è stereotipata rispetto a quello che adesso va, e quindi, cioè, l'assenza di informazioni che tu metti, cioè quando tu non metti informazioni, viene stereotipata, certo, secondo quella, esatto, che è l'impostazione delle AI. Esatto, e da qui torniamo al controllo, infatti. Se tu non metti, se tu non hai il controllo del prompt, poi tu passi alla tua parte che è un po' più tecnica, se non hai il controllo del prompt, torni all'effetto slot machine. Mi fai un cucciolotto? E lui ti farà una roba che sembra uno dei poster che c'eravamo in casa negli anni 80, non so se vi ricordate, con quei terribili tramonti dietro, e quelle, cioè perché lui ha un brutto gusto, cioè diciamo in generale poi dipende da quale di noi, però mi giorni per dire all'inizio aveva un brutto gusto, tutto molto omogeneo. Da qui tu hai modo di, diciamo, ingegnerizzare, si chiama prompt engineering, ingegnerizzare il tuo prompt per far sì che dia tutte le informazioni per ottenere invece quello che vuoi tu. Sì, cioè, diciamo, chiaramente la base di dati fa sì che ci siano dei bias, quindi sono modelli statistici, quindi quello che ricorre di più nel training set sarà più comune, quindi se c'è un'estetica dominante, di base è quella. Il modo in cui si ovvia a questo, un po' lo fanno i modelli stessi, che magari mettono delle istruzioni per evitare alcuni scivoloni sulla diversity, no, che si sono stati. Un po' il controllo del prompt, è chiaro che i prompt semplici, è face, quindi ti darà una faccia per come se la immagina. E quindi lavorare sui prompt, magari anche dando delle reference, cose che oggi possiamo fare, migliora. E poi diversi strumenti danno anche un momento, non c'è nessun momento speciale. Posso interrompere? Certo. È profondamente così, se tu chiedi face, soltanto, sì, che è un tema di una complessità cosmica proprio, faccia, è un tema gigante. Che cosa lui ti rende? Che cosa lui ti rende? Significa che è la media che nelle nostre fonti di informazione può fornire rispetto a un tema così gigante. Esattamente, sì. La media. Quindi è di estremo interesse. Assolutamente, è vero che... È di estremo interesse per la ricerca, voglio dire, per la semiologia. Bloomberg ha fatto una ricerca quantitativa proprio su queste generazioni di facce per capire, ad esempio, come i toni della pelle possono associare ai lavori, no? Quindi tutti i bias per cui, ok, se metto inmate, quindi un
carcerato, mi usciranno certe etnie, se metto un lawyer me ne escono altre. Certo. E insomma, certo. Questo era mappato, ma non perché il modello sia cattivo, semplicemente riflette. Poi in questi modelli stanno introducendo delle istruzioni che aiutano un po' la diversificazione. Dati artificiali, come vediamo? Ci sono i dati sintetici che servono a colmare questi gap, in più alcuni modelli sono proprio incentivati, no, a dare più risultati. Per esempio, ogni giorni, ora non vado troppo nel tecnico, non ho a che fare, però ogni giorni ha inserito una serie di parametri, quindi di modificatori che permettono, ad esempio uno si chiama weird, è un parametro weird che permette di creare qualcosa di meno tipico. Quindi ogni giorni, se voi chiedete una foto, fa una bella foto, centrata, simmetrica, pulita, no, quella che farebbe weird, vi dà dei punti di vista che sono meno probabili. Quello che succede anche con GPT, cioè noi possiamo dire all'intelligenza artificiale sì meno probabilistico, dammi qualcosa di meno probabile, oppure anche chaos, cioè mescolare un po' di più le cose. Ci sono dei modi per superarlo, è chiaro che sta un po' a noi. In questo il discorso che facevamo sulla conoscenza e anche capacità di intercettare i bias. Se noi non sappiamo, e quindi non sappiamo quale può essere un'estetica comune, non ci rendiamo conto che stiamo facendo qualcosa di molto condiviso. Tant'è vero che nel mondo dell'AI art, che è volendo molto facile, un po' come la fotografia digitale, ha creato tantissime immagini tutte uguali, perché persone che non mettono l'impegno artistico di cercare l'immagine, creano qualcosa che, e qui c'è l'inghippo, è molto gradevole, ma è molto comune. Un po' come una buona reference, no? Quindi con buona reference faccio mediamente delle belle foto, come qualità. Poi sono foto molto banali se non ho l'educazione fotografica. E quindi ovviamente qualunque tecnologia democratizzante crea grandi quantità di contenuto mediocre. Questo è inevitabile. Però in cima a quella montagna di contenuto mediocre c'è, come sempre, l'eccellenza che nasce sempre dalla visione umana. Questo è inevitabile. Non ucciderà gli artisti. Io ricordo quando ucciderà i cugini che fanno i siti web ai vostri clienti. Io questo l'ha fatto mio cugino, adesso il cugino muore perché lo fa le AI, però invece diciamo sicuramente non riuscirà a sostituire, se c'è un aspetto autoriale, viene a dire, quell'aspetto rimane in mano nostra. Se c'è un aspetto altamente professionalizzante, come un professionista della comunicazione diciamo è abituato a trattare con i suoi clienti, ora mi rendo conto che qui il corso di comunicazione non è ancora iniziato, ma il comunicatore diciamo è qualcuno che utilizza tutto questo e tutta questa parte, viene a dire, artistica per ottenere degli obiettivi che sono spesso obiettivi di business. Quella sintesi lì è ancora una sintesi che possiamo fare soltanto noi, ecco. Quindi diciamo continuiamo ad aggiungere, viene a dire, a questa lista che stiamo dando dall'inizio, non le cose che l'AI può fare, che gli abbiamo elencate, ma le cose per cui l'umano continua a essere insostituibile, soltanto però se decide di allearsi con l'intelligenza artificiale. E quindi, non perché voglio fare l'avvocato dell'AI, ma anche sui bias etici, che è stata una delle prime notizie, ce lo dobbiamo ricordare, i bias etici dell'AI sono lì perché li abbiamo noi. Cioè, l'AI fa un carcerato più probabilmente nero che bianco, perché se tu fai una statistica, fai un sondaggio e chiedi alle persone come ti immagini un carcerato, diranno nero, probabilmente in America, non qui. Quindi diciamo, la macchina non si inventa nulla, i dati con cui la addestriamo, quello sì può essere una cosa pericolosa perché molto mi va. Sono specializzate, c'è una specializzazione, voglio dire, c'è una IA specializzata o una in qualche cosa o una in un'altra. Tu per esempio, quando sono arrivata, parlavi di stili di arte contemporanea da Leo Picasso, ma esiste anche una varietà, posso anche chiederti uno stile molto più ricercato, tipo Simone Martini, o che ne so, sto dicendo una cosa del mondo a casa. Tendenzialmente quindi, sì. Diceva, ci sono delle specializzazioni? In realtà lei sono delle generaliste voraci, cioè cercano di avere dei dataset sempre più grandi. Quindi ad esempio il dataset su cui è addestrato Stable Diffusion, che si chiama Lion, che è un dataset open source, si può anche cercare cosa c'è dentro, ha 4 miliardi e mezzo di immagini all'interno. Perché essendo strumenti statistici loro devono avere più immagini possibili. Quindi non guadagnano dalla specializzazione ma dalla generalizzazione. Ed è probabile, anzi ci sono poi delle liste circolate un po' in modo non ufficiale, degli artisti che sono presenti dentro un giorno, ad esempio.
Il fatto che sia presente l'artista non vuol dire che io possa creare un quadro di quell'artista, ma posso prendere dei tratti, degli elementi che appartengono a quell'artista e combinarli con altri. Questo è un po' entro un po' sul tema anche dell'appropriazione, che è comunque un tema delicato. Alcune immagini, come la Mona Lisa, ormai è un problema di ogni giorno, si possono creare identiche perché sono troppo rappresentate. Cioè, magari nel database ce l'hanno un milione di volte, quindi la fa uguale. Però se ci pensate, si fanno dei falsi d'autore. Però sì, so, potrei saperla fare io e comunque sarebbe un falso. Più spesso quello che fa la IA è capire quali sono i tratti salienti di qualcosa. Cioè, vedo un milione di gatti e capisco come è fatto un gatto, ma come lo sappiamo noi? Non è che abbiamo dentro le immagini di milioni di gatti fisicamente, abbiamo capito come è fatto, quindi se ci chiedono disegna un gatto, so, non ti rimballo Platone, è un po' quello, no? Cioè so come è fatto. Questo fa un po' la IA. Poi in alcuni casi è proprio copia carbone, no? Quindi se chiedo la Gioconda, chiedo la ragazza un orecchio di perla, è lei. Però sulla domanda, sulla reference un po' più, diciamo, minoritario, adesso non solo, dipende da quale AI e da quale dataset, ma in più molte AI, ad esempio con Stable Diffusion, adesso noi possiamo inserire noi le nostre reference. Noi possiamo, con la nostra raccolta, qual era l'autore? Simone Martini, che era venuto. Possiamo prendere una raccolta di opere di Simone Martini, caricarle, dargliene un quantitativo sufficiente, e questo si chiama addestra. Quindi io posso caricare? Sì. Diciamo, ecco, si addestra. Fino a poco tempo fa questo processo, era un po' tecnico, cioè bisognava addestrare, e ancora un po' così. Ad esempio, i giorni che ogni giorno se ne inventa una, vi permette, caricando 5-6 immagini, di dare un riferimento di stile che lui sa prendere e applicare. Quindi dico, ok, vorrei una foto con questo stile qua, 5-6 reference, e lo stile viene preso e applicato. Questo pone dei temi di chiaramente di proprietà intellettuale, che però sono temi che quasi prescindono dalla IA. Perché chiaramente se io sto copiando qualcosa che è protetto da proprietà intellettuale, è comunque illegale. Se non è protetto dalla legge, sto di fatto reinventando qualcosa. Quindi scusami, questa cosa è pazzesca, perché ogni volta che singolarmente qualcuno di noi inserisce delle nuove immagini, delle nuove reference, cioè l'intelligenza la usa in... È limitato la sessione di lavoro. Ah, ok. Non state aggiornando il database, però potete fare una sessione in cui create uno stile, e a quel punto uno stile molto consistente, perché per esempio una grande richiesta che arriva... Quindi lei non acquisisce da noi, sì. Non acquisisce, no. E quindi lì c'è la differenza del grafico, cioè tu sei più a destri... Anche perché io posso combinare stili, tutti i giorni potete arrivare una reference di Martini più una fotografica di un Avedon, li mescolo, è qualcosa che non esisteva. È un po'... È un lavoro quasi di cucina, secondo me, cioè, sono tanti ingredienti che possono dire una cosa di totalmente disgustoso. È una pasticceria, è un po' più chimica. La pasticceria, sì, è un po' più di precisione. Comunque, sì, insomma, noi abbiamo la possibilità di uscire dalla mediana. È chiaro che c'è una fortissimo richiamo verso la medietà, questo bisogna sapere. Ma questo però, mi viene in generale, ci siamo abituati. Io vorrei andare verso un wrap, perché vedo che dobbiamo cominciare ad andare, con appunto, secondo me, facendo un'ultima riflessione anche su questi aspetti, no? Su cui mi rendo conto, diciamo, penso che tutti voi abbiate sia percepito le potenzialità, sia le possibili minacce, ci sentiamo anche minacciati. A me viene da dire che fortunatamente siamo in un'accademia, e io, come ripeto spesso ai miei studenti anche altrove, quando noi, ora è vero che qui sono diversi le case, però insomma qui cerchiamo di diventare designer, qui cerchiamo di diventare persone che creano cose, non è per forza questo no, il campo dell'arte. L'arte, diciamo che ha molte meno... molti meno problemi di noi, ne ha altri, però l'arte è volutamente e per definizione qualcosa di più libero, qualcosa di senza limiti, motivo per cui le AI e l'arte sono ancora, però non è che l'arte si sta spaventando, no, perché appunto è come improvvisamente avere una tavolozza infinita, quindi diciamo da quel punto di vista però secondo me, visto che a noi designer, a noi creativi ci viene molto più spesso chiesto di essere coloro che riescono a creare, a selezionare per un obiettivo,
questa cosa qui è una cosa che effettivamente non cambia. Si diceva all'inizio di questa diciamo dissertazione filosofica sull'arte o non arte, un artista AI è di fatto quello che nei nostri mestieri viene definito un art director. Cioè, non a caso, un art director sceglie cose, ma non è detto che le faccia lui, no? Cioè, un art director di uno shooting model, rimango in campi che possono essere a metà tra il nostro e il vostro, un art director che sceglie il mood di una collezione, quindi dello shooting, sceglie una palette cromatica, sceglie tra diverse location, sceglie probabilmente uno stile di props, eccetera, sceglie un illustratore, perché non è detto che lui sia l'illustratore, sceglie un artista, sceglie così come un designer di moda, sceglie il tipo di ricamo, ma non è detto che lui faccia il ricamo. Quindi in questo, secondo me, è molto tutto più integrato a quello che noi siamo già abituati a fare. Pensare prima, progettare, e poi sull'esecuzione, cyborg. Vi lascio con questo finale. Siate più cyborg e meno centauri. Grazie per essere intervenuti.